Noi abbiamo incominciato a interessarci dei rifiuti allorché in una intercettazione telefonica sentiamo un mafioso che parlando con un altro dice «Iettamo nella munnizza, tras munnizza ne esce oro». E da qui il segnale di un interesse particolare della criminalità organizzata per questo grandissimo affare. L'attività illegale diventa di più in più intéressant sur le plan financier. Parce que pour s'en débarrasser des déchets d'une façon écologique, il faut payer de plus en plus. È un dato, diciamo, che molte di queste imprese hanno un background di collegamenti con la criminalità organizzata che è accertato. E alcune di queste imprese mi risulta che hanno fatto anche joint venture con grossi imprenditori stranieri, creando veri e propri gruppi internazionali. În urmă câțiva ani am făcut o serie de anchete privind mafia bunoiului din România. Dar totul este controlat și aici, la nivel politic. Se încalcă legislația grav, dar nu se iau măsuri pentru că sunt foarte mulți bani în joc. Apoi foarte rea, băiatul. Are și miros, vine și murdară, nu bagă clor, nu spală... Bazinele d'apă. On sait que les déchets arrivent à Constanța depuis l'Italie parce qu'on sait que la frontière roumaine c'est une passoire. Ça part de Naples par bateau, ça traverse la mer Méditerranée, ça arrive dans le port de Constanța et après ça en train de disparaître dans des camions de grand tonnage. On ne les arrête pas, on circule bien sûr librement parce qu'on a les accords et ça arrive à Glina et dans des autres décharges publiques.